A 9 anni dalla sua scomparsa e a 70 anni dalla sua nascita, Pietro Mennea resta un simbolo per lo sport azzurro e per la sua barletta. In scena presso il Teatro Curci, dialoghi sull'atletica dedicati al più grande velocista italiano di ogni epoca, un evento a cui hanno partecipato anche i vertici nazionali della disciplina. Io conoscevo anche l'uomo oltre che il campione era semplice da conoscere perché guardando le gare lo potevi conoscere tranquillamente. Invece l'uomo era un pochino più difficile da conoscere, ma nel momento che entravi nelle sue grazie era veramente una sorpresa continua. In tanti hanno appreso consigli e hanno ricevuto supporto da Pietro Mennea, dagli sprinter che l'hanno affiancato ai nuovi atleti che hanno intrapreso lo stesso percorso sportivo, elevando la Freccia del Sud a modello da imitare in pista e fuori. Finalmente Barletta torna ad essere il centro dell'atletica leggera. Lo è stato con il grande Pietro Mennea, ora lo sprint, la velocità vive un momento d'oro. È giusto che adesso anche Barletta ritorni ad essere la città della velocità e quindi dell'atletica leggera in particolare. Io con Veronica e in questo caso anche tante, la federazione, l'amministrazione, stiamo lavorando in questo senso, far tornare l'atletica leggera a Barletta a livello internazionale.